Vai! È iniziata sotto la pioggia la nuova edizione dell'antica fiera di San Biagio alla presenza di sindaci e istituzioni. Intenso è il programma della Tre Giorni Cavrianese che vede in pole quasi 100 stand enogastronomici e non. Spazio anche per i più piccoli, con una mostra interamente messa in piedi dai bambini della scuola dell'infanzia e l'area dedicata a pony e cavalli. Questa è la sesta edizione che viene svolta dall'amministrazione Cauzzi e tutti gli anni è sempre una grande gioia vedere tutta la comunità che si stringe attorno alla Villa Mira di Cavriana per dar vita alla Fiera di San Biagio, con una serie di iniziative che vanno dal taglio della torta a intrattenimenti per grandi e per piccini. Alla Fiera di San Biagio partecipano quasi tutte le associazioni del paese, perché appunto la manifestazione di San Biagio è la festa più importante e si ha una serie di iniziative svolte dall'ANSPI, svolte dall'Associazione Teatrale del Vultù, dalla Proloco, per citarne soltanto qualcuna, perché tutti vogliono mettere il proprio lavoro, il proprio operato per la buona riuscita di questa festa. Subito dopo il taglio del nastro, uno dei momenti più attesi, la consegna del Biagino d'Oro, un riconoscimento per merito e lode che quest'anno è andato a Dario Darra, conosciuto come Mouliner, tra i fondatori del Museo Archeologico dell'Alto Mantovano e tra i soccorritori del tragico incidente della Mille Miglia del 57. Una persona davvero particolare quest'anno, un signore che è conosciuto da tutti a Cavriana, che se lo stramerita questo Biagino d'Oro, e è stato scelto di consegnarlo a questa persona proprio perché ha fatto tanto per la comunità cavrianese. Fa parte dei fondatori del Museo Archeologico, tanto per fare un esempio, ha costituito un museo suo, un museo che lui l'ha chiamato di antichi mestieri, perché ci sono tante attrezzature, soprattutto agricole, dei tempi passati. E quindi abbiamo oggi questa persona che è davvero una personalità, perché è un libro di storia aperto. Domani alle ore 11 in Piazza Castello un altro attesissimo momento, il taglio della maxi torta di San Biagio dal diametro di 3 metri.